E si è svolta ieri sera la cerimonia conclusiva del premio Fregene sul litorale romano. C'eravamo anche noi. Il premio Fregene diventa maggiorenne. Per la 18ª edizione, festeggiata al Gilda on the Beach, in platea tanti personaggi noti del mondo della cultura, dello spettacolo, della politica e della buona società italiana. La giuria, presieduta da Marina Pallotta, ha assegnato il premio internazionale per la ricerca scientifica allo scopritore del virus dell'AIDS, il professor Luc Montagnier. Il premio per la saggistica è andato a Vittorio Foa per il volume Questo Novecento. Michele Prisco, con il libro Il Pellicano di Pietra, è stato premiato per la narrativa, mentre per la poesia la brasiliana Marcia Teofilo con l'opera I bambini giaguaro. Per la letteratura giovani opera prima è stato scelto infine Enrico Brizzi per Jack Frusciante uscito dal gruppo, oggetto anche di una recente riduzione cinematografica. Due premi sono stati inoltre assegnati al mondo del giornalismo, il primo al sindacato dei cronisti romani per il cinquantenario della sua ricostituzione, mentre un secondo premio è andato al vice direttore del Messaggero Paolo Ruffini. Anche il mondo della moda è stato festeggiato, premiando lo stilista Rocco Barocco per il contributo dato alla diffusione della moda italiana nel mondo. Per tutto il corso della manifestazione, la serata è stata allietata dalla musica jazz di Nino Patruno, Carlo Loffredo, Romano Mussolini e Osvaldo Mazzei. Grazie, mi avete aperto il microfono. Ed era l'ultimo servizio per questa edizione del quotidiano. Vi ricordo